Ciao ragazzi, nuovo video sulla manutenzione di un qualcosa che ci dimentichiamo sempre. Ragazzi, tagliate, vi avete vista, i nostri pedali non vengono mai. È difficile che qualcuno di noi faccia manutenzione sui nostri pedali. Per fare manutenzione sui nostri pedali, questi sono i kamikaze, non hanno la possibilità di essere avvitati e svitati qua, ma hanno dietro l'impennatura della brocola. Pertanto, metto la mia brocola, un martello gommato, vado a dare un colpo secco e vado a svitare il pedale. Una volta che l'ho allentato, lo vado a togliere dalla pedivella. Ok? Purtroppo spesso ce l'abbiamo lì i pedali, ma no, non andiamo mai a sincerarci di come stanno. La manutenzione sul pedale, se non viene fatta a lungo andare, si può rovinare sia la filettatura della pedivella e sia la l'avvitatura del nostro pedale. Pertanto, con uno straccetto vuoto, vado, straccetto di questi qua, vado dentro la filettatura della pedivella, ce la passo e lo pulisco. Ok, dopo averlo fatto sulla pedivella, lo faccio sul pedale. Tolgo bene tutta la polvere, la terra. Pulisco anche all'interno. Adesso, come potete vedere, la filettatura del pedale è sprovvista di polvere e la filettatura della pedivella all'interno è tutta pulita. Proseguendo, cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere il nostro grasso bianco. Me lo ricompra, ricordate da comprarlo. Grasso bianco, utilizzo sempre il pennello, per cui vado a metterlo bene dentro la filettatura del pedale. Ok? Ok. Idem lo faccio sulla filettatura del pedale, andando anche dentro. Questo, tutta la pioggia che sta facendo, mi salvaguardia di non arrugginire o rovinare la filettatura e l'impanatura. Dopodiché andiamo a riavvitare il nostro bel pedale. Un attimino questo qua a terra, aggiusto un po' rincoglionito. Ok, dopo che posiziono il pedale sulla pedivella, con la mia chiave da dietro vado a girare. Ecco, vedete? Sentite come scivola bene, non potete vedere e sentire, però insomma, lo dico io, e con il grasso bianco ovviamente l'impanatura si rinfresca, no? Si rinvigorisce. Una volta che l'ho, sono andato a stringere, mi accorcio la chiave mettendola in quest'altro modo. Ok, mi trovo in questa posizione.
il martelletto gommato, do un piccolo colpo a fargli fare degli scatti. Ok, perfetto. Ok, finisce la storia. Questo perlomeno è un pedale con la manutenzione fatta. Ok, viceversa da quell'altro. Viceversa da questo, prima do un colpettino ad andarlo ad avvitare e poi controcolpo. Questi poi invece stanno quell'altri che hanno direttamente la chiave qui per poterlo svitare. Questo tipo di pedale qui, che è un semiprofessionale, non si fa con la brugola dietro. Vedete questa, per esempio? Questa filettatura qui sta sforzando molto. Vediamo se subentra qualche problemino. Perché o è passata un po' di umidità, un po' di acqua. Sempre meglio controllarli, capito? Perché poi magari ci rimane muove strada. Cioè, spacca il pedale, la filettatura si spacca, il pedale cade, la filettatura rimane dentro, capito? Ok. La filettatura sta bene perché praticamente non mi sta facendo vedere dei residui di ferro, e quello già è un ottimo resoconto. Sempre con lo straccetto vado dentro e si pulisce bene la filettatura. E sempre con lo straccetto vado a pulire il pedale. Lo controllo. Bianco, ci dingo la filettatura del pedale. Voilà. Andiamo a vedere se tutto. Vedete com'è più morbido? Eh? Perché basta che ci entra un po' di umidità nelle pitivelle, entra la filettatura, e sempre un rischio. Mentre così facendo, vedete come gira morbida adesso, invece prima girava duro. Sempre così facendo, col grasso bianco andiamo ad avere un po' più di sicurezza, ovviamente. Sempre da dietro, martellatina, voilà, vediamo se è stretto. Perfetto. Bene ragazzi, abbiamo visto quanto è semplice fare la manutenzione ai nostri pedali. Questo lavoro fatelo prima che inizia l'inverno, prima che iniziano le piogge e prima che inizia poi la primavera e l'estate, perché sono le piogge l'inverno, l'umidità può bloccare le nostre filettature, mentre il troppo caldo può dilatare le nostre filettature. Pertanto il grasso bianco antiacqua protegge sia dall'acqua che da forti situazioni di calore. Ok? Avete visto quanto è sporca la bicicletta? Tanto, eh? D'inverno, quando piove, cerco di lavarla meno. Faccio giusto la catena, il cambio e il lubrificante nuovo.
Basta, il resto cerco di lavarla poco perché con l'umidità, con queste giornate umide, quando noi andiamo a asciugare, l'acqua rimane sempre incastrata e nascosta dentro delle parti microbe, ok? E potrebbe creare della ruggine. Pertanto preferisco più avere del fango che mi protegge la carrozzeria che avere magari la bicicletta bagnata. Ecco, vado a pulire i dischi con un po' di carta, queste cose così. Il lavaggio vero e proprio lo faccio proprio quando sto ai limiti dell'impossibile. Ok, e vi saluto, ci vediamo al prossimo video e ci vediamo sul canale. Ciao ragazzuoli, un abbraccio a tutti.